Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne hanno bisogno più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera, questa sera presentiamo una lista civica a sostegno del candidato a sindaco della città di Mazara del Vallo, Vito Torrente. La lista civica si chiama Movimento Diritto alla Città e con noi ci sono 5 donne, le donne candidate in questa lista, alcune dei candidati della lista, però questa volta sono tutte donne. E inizio a presentarle da Tiziana Barbera. Buonasera. Antonietta Scaminaci. Buonasera. Giulia Ferro. Buonasera. Francesca Zummo. Buonasera. E Chiara Vassallo. Buonasera. Ecco, come avete visto, sono persone giovani e sicuramente che non hanno fatto politica, quindi fresche anche da questo punto di vista, che portano una ventata di novità e di ricambio. Allora, vediamo un attimino, cominciamo con la prima ospite che abbiamo nominato, e appunto è Tiziana Barbera. E qual è la ragione perché hai scelto di appoggiare questo progetto, di candidarti come candidato consigliere comunale? Sì. Allora, io ho abbracciato i progetti del Movimento Diritto alla Città perché hanno creduto nei giovani, credono nella volontà di poter fare politica, perché oggi crediamo noi che far politica non è soltanto una cosa da grandi. Noi giovani abbiamo le capacità, le forze di poter, siamo dinamici, siamo liberi, siamo tecnologici, innovativi, sportivi, abbiamo molta grinta, molta passione. E io ho abbracciato appunto questi progetti che il Movimento Diritto alla Città stiamo valutando, stiamo portando avanti, perché vogliamo dare un futuro ai giovani, vogliamo dare un futuro per la nostra città, avere delle possibilità ai giovani e non giovani di poter essere sereni, vivere in un ambiente più consono sì, alle nostre, al nostro vivere, diciamo. Bene, e invece Antonietta Scaminaci, che ha un cognome difficilissimo. A Mazara è poco conosciuto, diciamo. Io ho deciso di abbracciare questo progetto veramente a cuore aperto, con tutte le forze che posso mettere a disposizione. Nel momento in cui mi è stata proposta, mi è stato proposto il fatto di poter far parte di un movimento dove ognuno di noi intanto può esprimere quali sono le proprie aspirazioni, quali sono i valori che portiamo avanti, e sicuramente questo movimento creato da gente più o meno giovane, perché non faccio parte sicuramente ormai dei giovanissimi, ho creduto in questo movimento perché spendendo un po' di tempo nel movimento penso di spendere del tempo per la mia città che tanto amo, e vederla un po', diciamo, abbandonata a se stessa mi dispiace. E ho accettato soprattutto perché mi è stata data l'occasione di farlo, e se non l'avessi fatto mi sarei detta che non avrei più potuto commentare sicuramente tutto quello che non va a Mazara. Quindi ho voluto accettare e voglio spendere il mio tempo proprio perché voglio che qualcosa a Mazara cambi, e voglio che sia fatto in maniera innovativa. Le risorse, diciamo sempre che ci sono, la possibilità di attingere a dei fondi comunitari europei ci sono, perché non andarli a cercare? Perché non metterci seriamente al lavoro e farli arrivare nella nostra città affinché
possiamo veramente giovare. Non dobbiamo più fidarci del fatto che quando andiamo a votare, tutti vanno a votare entrando nelle urne con un biglietto nella borsa magari, facile da copiare. No, io chiedo una cosa soltanto ai cittadini in questa occasione, e sono contentissima che mi sia data questa occasione, perché una volta per tutte chiedo ai miei concittadini di andare a votare con principio, informarsi su quelle che sono le candidature, su quelli che sono i valori che portano avanti i movimenti. Ora noi in questo momento stiamo facendo questo percorso e vogliamo soprattutto farci conoscere. Non vogliamo parlare di programmi, non vogliamo parlare di promesse, non vogliamo parlare di posti di lavoro che saranno uno, saranno 10 o saranno 100, perché io penso che ogni cittadino ha diritto al lavoro per tutta la vita, non soltanto per un giorno, per 3 mesi o per 6 mesi. Ognuno di noi deve riacquistare la dignità avendo un proprio lavoro. Scusate se sono... No, perché va benissimo. E Giulia Ferro invece. Allora, buonasera, io sono una delle fondatrici del movimento, ne vado orgogliosa. Il nostro movimento è composto da un gruppo di cittadini mazzaresi, alcuni dei quali liberi professionisti, imprenditori, commercianti, giovani studenti e giovani che invece si stanno approcciando al mondo del lavoro. Il nostro percorso è iniziato già da un po' di tempo, quando noi a un certo punto ci siamo resi conto che non potevamo e non dovevamo rimanere inerti di fronte al deteriorarsi della nostra città. Dunque, la ragione che ci spinge oggi a impegnarci a queste ormai prossime, perché insomma mancano 3-4 mesi alle prossime elezioni amministrative, è semplicemente questa. Noi siamo convinti che dobbiamo rimettere in moto lo sviluppo economico e sociale della nostra città. Siamo fermamente convinti che Mazara abbia bisogno di donne e di uomini liberi, che siano capaci di dare un contributo tangibile, un contributo concreto alla nostra città. La nostra lista civica dunque si impegnerà con forza, io concordo con quello che ha appena detto Antonella, chiedo agli elettori in generale di votare con cognizione. Di votare affinché questa città possa rinascere, non votare un parente, un amico, perché insomma la dobbiamo smettere, cioè Mazara ha bisogno di una classe dirigente che abbia cognizione e capacità e che sappia davvero amministrare. Quindi votare la qualità. Assolutamente, qualità, competenza, questo è anche uno dei motivi per cui noi, la nostra lista civica, oggi decide di appoggiare il candidato sindaco Vito Torrente. Quali sono le ragioni? Le ragioni sono diverse, sono molteplici, innanzitutto noi siamo convinti che insomma Torrente è... Con Torrente noi il nostro percorso è iniziato attraverso un confronto molto democratico, noi ci siamo confrontati con Vito Torrente su quelli che erano i programmi, su quelli che erano gli interventi da attuare per la nostra città, quindi da questo confronto ci siamo resi conto che c'era molta condivisione su quelli che erano i punti fondamentali del nostro programma amministrativo, quindi insomma siamo partiti da lì. Poi le capacità imprenditoriali di Vito Torrente sono indiscusse, un uomo pragmatico, è un uomo concreto e quindi le motivazioni sono molteplici, ma Mazara ha bisogno di Vito Torrente. Quali sono le vostre linee programmatiche? E voi hai parlato molto, ma non le hai annunciate. Sì, le nostre linee programmatiche insomma sono diverse, noi abbiamo comunque cercato di sintetizzare. Innanzitutto noi siamo comunque per dare un concreto sviluppo economico e sociale alla nostra città, innanzitutto applicare le politiche giovanili e femminili, cercare di creare, di dare nuove opportunità lavorative ai giovani. Quindi fondamentalmente questo. Va bene, poi avremo modo anche di continuare a parlare. Francesca Zummo, sì. Quali sono le motivazioni, allora, le ragioni di questa candidatura? Beh, le ragioni sono tante, molte le hanno espresse già anche loro. Quello che posso dire in più è che come parte della città di Mazara, insomma, tutti noi soffriamo un malessere che non è riferito solamente alla città, ma sicuramente a tutto il nostro Stato. Ma noi in questa occasione vogliamo parlare di quello che è la città di Mazara, perché è di questo che noi, è su questo che noi stiamo lavorando come movimento.
E dico stiamo lavorando perché nel nostro gruppo ci sarà sempre noi e mai io. Per il nostro gruppo è intenzione di lavorare in modo serio, trasparente. Vogliamo, come hanno detto prima le mie colleghe, farci conoscere, diffondere un pensiero che possa portare ad un vero cambiamento, perché come è stato espresso anche da Antonella, rivolgendoci agli elettori, noi possiamo dire che effettivamente questo tipo di campagne elettorali non fanno del bene, perché questo è il percorso che oggi noi vediamo e che soffriamo. Quindi quello che chiediamo agli elettori è quello di rivolgersi, di ascoltarci, di comunicare, di trasmettere quello che è il nostro pensiero, un pensiero davvero trasparente, perché noi ci crediamo in quello che facciamo. Noi non vogliamo necessariamente fare politica, noi vogliamo essere dei loro rappresentanti, vogliamo essere delle persone e vogliamo da loro anche le loro, vogliamo sentire anche le loro richieste in modo tale da poter lavorare ancora in modo più approfondito e più per quello che sono, diciamo, quello che la gente ci chiede. Perché noi possiamo parlare di noi, dei nostri programmi, del lavoro, delle opportunità lavorative che si possono dare, perché io ci credo in questo, è la politica che non ha dato, la politica fino ad oggi è stata una politica passiva, una politica che non ha dato nulla, che ha pensato a fare la singola cosa per dire ok io ho fatto questo, ma in realtà non è questo, perché la politica è un lavoro di tutti i giorni, un impegno di tutti i giorni che deve essere sempre presente, presente non per una sola categoria, ma per tutte le categorie che abbracciano il lavoro, è normale. Quindi condivideremo sicuramente insieme come gruppo, e già stiamo lavorando appunto per questo, per le opportunità di lavoro, e chiederemo al nostro pubblico, quindi in questo caso ai nostri elettori, di fare in modo di essere anche loro presenti con noi e di chiederci, di farci le loro richieste, e noi lavoreremo e opereremo anche su quello. Chiara Vassallo. Buonasera. Allora, io ho conosciuto un po' per caso il movimento Diritto alla Città. Fino ad ora mi sono sempre disinteressata della politica e chi mi conosce lo sa bene. Sono giovane, però purtroppo non ho mai creduto nella politica, nei politici, li vedo come uomini farsi, uomini che insomma credono soltanto in se stessi e coltivano i propri interessi. Oggi mi sono ricreduta. Ho incontrato questo bellissimo gruppo formato da persone assolutamente semplici, persone che hanno voglia di fare, hanno voglia di vedere una Mazara completamente diversa. In questo periodo elettorale Mazara sembra un'altra città, si trasforma, magicamente tutti diventano più buoni, tutti fanno promesse, tutti parlano di cambiamento. Però la differenza sostanziale tra un movimento, un gruppo, un partito e un altro è che ci sono gli uomini politici che fanno le promesse, promesse reali e concrete che cercheranno di mantenere, e coloro che invece si muoveranno per la città ma soltanto per le loro tasche e i loro interessi. Quindi io chiedo a tutti i cittadini di votare con il cuore, di votare seguendo dei principi, dei valori, fidandosi, cioè perché la parola chiave è proprio la fiducia, fidandosi comunque delle persone insomma, alle quali daranno il loro voto. In questa campagna elettorale ci sarà appunto una guerra sicuramente di tutti contro tutti, ci saranno insomma visi, buon viso a cattivo gioco, come si suol dire, e per dirla metaforicamente saremo come in un mare in tempesta dove in porta arriveranno sicuramente poche navi, ma non soltanto quelle grandi che sono consapevoli della propria grandezza, ma anche le più piccole, quelle che come noi sono guidate da principi onesti e sinceri e soprattutto trasparenti, cioè noi non abbiamo altri interessi al di fuori di quelli che manifestiamo, noi ci muoviamo per l'interesse e il futuro di Mazara del Vallo, affinché finalmente ci sia un vero e proprio futuro. Mazara è una città bellissima dal punto di vista anche culturale, abbiamo un bellissimo centro storico, però purtroppo fino ad ora sono stati fatti pochissimi passi per mantenere, curare anche il territorio, la bellezza paesaggistica della nostra città. Quindi mi auguro che i cittadini veramente vadano a votare con il cuore e ripongano la fiducia nelle mani giuste. Grazie.
Sempre continuando da te e faccio l'incontrario, vorrei sapere cosa fai nella vita? Io sono una studentessa in lettere moderne e a breve dovrei anche laurearmi, quindi finirò quest'anno. E studi dove? Palermo, Università degli Studi. Studi a Palermo. Sì. Invece? Io sono un'imprenditrice, quindi a maggior ragione parlo di quello che possono essere le opportunità lavorative. Su che campo imprenditrice? Beh, diciamo che sono due i campi. Io mi occupo di marketing, quindi di vendita, e in più ho ereditato l'azienda di mio marito e quindi porto avanti anche quella. Bene. E invece tu cosa fai? Io sono una consulente legale, mi occupo di consulenza e faccio più che altro nello specifico soprattutto delle imprese. E invece? Io sono una docente di scienze motorie, precaria purtroppo ancora, ma questo mi fa sentire giovane. Mi occupo soprattutto di andare ad insegnare e parlare con i ragazzi, non soltanto propinare dei programmi in maniera ministeriale. Molto, sì. Che calano addosso così senza... La mia materia si presta soprattutto a avere questo tipo di comunicazione perché in palestra attraverso il movimento è un bellissimo linguaggio, il movimento che ci fa veramente capire quali sono le emozioni che manifestano i giovani, quali sono le loro problematiche, insomma è un bellissimo... Una scuola media o superiore? Io sono alle superiori, in genere vado... Già, trovo dei ragazzi adolescenti. Quindi nel momento più delicato, sì, più complesso. Assolutamente, assolutamente. E che cosa dicono i ragazzi di questa città? Si interessano di politica? Sono allora, i ragazzi, qualcuno si interessa, altri hanno ormai assunto un ruolo di, cioè un distacco totale. E penso che questo distacco sia dovuto, il motivo fondamentale di questo distacco sia dovuto al fatto che i giovani non si sentono più parte di un sistema. Il sistema li ha già buttati fuori già dalla scuola. Cioè una volta li buttava fuori quando finivano la scuola, quindi non riuscivano a rientrare in un sistema lavorativo. Adesso anche la scuola con tutta la sua precarietà, e quando parlo di precarietà del personale, di precarietà degli edifici, di precarietà di materiali e di precarietà umani. Sì. E quindi penso che i giovani cominciano a dare veramente dei segni di distacco proprio perché è un modo per manifestare l'insofferenza che hanno in questa società. Cosa offre questa città per i giovani? Devo pensarci. Nulla. Devo pensarci perché io veramente... Nel mio piccolo io sogno sempre per loro e lo dico veramente con tanta emozione. I ragazzi a Mazara non hanno un posto dove andare a giocare, i ragazzi non hanno un posto dove poter tirare un calcio al pallone. E poi diciamo perché magari non riusciamo neanche a avere delle eccellenze dal punto di vista sportivo, quando poi sappiamo che lo sport è un momento di aggregazione ma è anche un momento di grande cultura perché insegna i valori, insegna il vivere, lo stare assieme, quindi anche il come regolarci, il come comportarci, le regole. Allora, una cosa voglio dire, voglio puntualizzare perché... Ti ho fermato un attimo perché c'erano le vere emozioni che stavano uscendo. Sì, veramente, ripeto, è una cosa che mi sta a cuore perché nel momento in cui, sì, Mazara è piena di palestre, devo dire che si è mossa abbastanza bene. Pagamento? Palestra a pagamento? Palestra a pagamento, sì, purtroppo non è dedicata a tutti, non tutti possono spesso apportare loro. Ma come la scuola... che è una cosa che dico da sempre, no? E poi in campagna elettorale è proprio più centrata. Dico, come mai le scuole non aprono il pomeriggio dando la possibilità di questi spazi? Sì, io sono un istruttore sportivo, ho un'associazione sportiva. E le chiedete questi spazi? Sì, chiediamo e ce li danno. Gratuitamente. Tutti sempre? Non sempre gratuitamente la scuola, ultimamente hanno chiesto qualcosa in cambio. Ma io posso capire che chiedano di lasciarla pulita? Comunale, e anche il palasport comunale, paghiamo, noi come associazione sportiva paghiamo le ore che facciamo più le pulizie, un palazzetto dello sport fatiscente
fatiscente. Però la cosa, la domanda che volevo fare io era dare la possibilità con la scuola aperta di non pagare quindi i ragazzi, di mandarli gratuitamente per degli insegnanti che si prestano gratuitamente a turno a realizzare questa. I dirigenti sono aperti in questo. Sì, ma con i progetti non fanno nulla. Però il progetto. Con i progetti non fanno nulla. Ma il progetto, a prescindere che dura pochissimo, io conosco i progetti che ho fatto quelli sulla legalità, però durano pochissimo, sono estemporanei, non si fanno di anno in anno e quindi diciamo lasciano il tempo che trovano. Io invece parlavo proprio di strutturare un sistema che garantisca l'apertura quotidiana, pomeridiana delle scuole, potendo fare, ci sono persone che vogliono andare lì perché si dedicano a fare ripetizioni gratuitamente ai ragazzi che hanno bisogno di qualche materia, che hanno in difficoltà, la palestra perché si può fare ginnastica anche per le mamme, sì, è un momento d'ascolto, cioè voglio dire, di giorno si fa scuola e di pomeriggio si fanno le scuole, le scuole della vita, le scuole dello stare assieme, le scuole l'educazione civica che tanto diciamo va riportata nella scuola e invece non c'è, o non c'è sempre, non c'è in tutte, e quindi è un modo anche di farlo alternativamente, perché io comprendo che magari di giorno i ragazzi dovrebbero studiare, e spesso neanche si fa bene, quelle discipline che consentano poi di poter parlare bene, di poter scrivere bene, di poter fare dei calcoli buoni, di poter accedere a quei test universitari così tanto difficili, faraginosi, che impediscono l'accesso poi alla fine per tutti, che diciamo che la scuola deve essere per tutti, e poi non è vero, e perché voglio dire, è vero che le persone, quindi chi va a scuola va giudicato per quello che dà, però il test è una cosa diversa, perché il test è generico su tutto, io invece amo studiare soltanto giurisprudenza, certo, oppure psicologia e filosofia, invece devo rispondere a pieno titolo di matematica, che magari io, per me per esempio è arabo, e quindi voglio dire, forse le parole vede, come dicevo prima, ci ha dato una bella idea comunque, quindi le faccio i complimenti. Che la nuova amministrazione faccia qualcosa per i giovani, per lo sport è inteso a 360 gradi, calcio, pallavolo, basket, pallamano, sì, sì, twirling, tutte le discipline sportive, maggiori e minori, perché si potrebbe fare anche aperti, io posso capire che verde. Non dico, io posso capire che chi poi va a prestare la propria opera, se diventa costante, possa pensare di avere quantomeno un rimborso, e il rimborso si potrebbe fare con un tesseramento. Per esempio, se un ragazzo sa che tutti i pomeriggi può andare a studiare in quella scuola perché ci sono degli insegnanti, e si tessera pagando 50 euro per tutto il periodo della scuola, i 10 mesi scolastici, e già con 50 euro cioè, ci sono due lezioni, si possono fare, e invece riesce a farne tante, quindi chiunque potrebbe accedere, proprio i più bisognosi, poi a quel punto se ne fa carico l'amministrazione insieme alla scuola, e potrebbero trovare, perché proprio a quel livello di stare al sotto dei 50 euro l'anno, insomma, non è che sono tantissimi, però in questa maniera noi veramente puntiamo sulla cultura. Perché io noto anche in questi test che noi stiamo facendo per i giovani che c'è un grande dislivello tra quelli che vengono dal sud e quelli che stanno al nord, proprio perché poi all'interno della stessa scuola c'è questa differenza del metodo dello studio, e allora noi questo gap lo dobbiamo assolutamente colmare. Sì, però. Se noi non lo colmiamo, a quel punto poi avremo delle difficoltà. Ma sì, però vorrei aggiungere un'altra cosa. Il problema, cioè, a mio avviso, parte anche da lontano, nel senso che se il Ministero per l'istruzione, per quanto riguarda i preesami in medicina, decide che questi ragazzi devono fare i preesami ad aprile, ma questi ragazzi devono affrontare la maturità a luglio, a mio avviso è delegittimare l'insegnamento. Ministero sta dicendo ai ragazzi che il diploma è fine a se stesso, questi ragazzi devono studiare per la maturità o devono studiare per affrontare i test di medicina. Secondo me, quindi non è un solo problema locale, però, a mio avviso. Sì, però secondo me non ci dovrebbero proprio essere i test. Secondo me assolutamente sì, entrare, io concordo, perché è una grave violazione del diritto allo studio. Dovrebbero entrare tutti, no, e poi al limite, se dobbiamo fare una differenza, il mercato fa la selezione, cioè lì noi ci siamo, è il mercato che fa la selezione, insomma, le
professioni, i preesami, medicina, odontoiatria, veterinaria sono una grave violazione del diritto allo studio che è costituzionalmente garantito. Però il discorso è un altro. Il discorso è che il Ministero delegittima gli insegnanti. Mi riallaccio insomma a quello che diceva la professoressa Scaminaci, voglio dire, tutto torna, sì, sì, o non torna più che altro. Il la scuola è un'azienda e quindi giustamente anche allora, i presidi alle volte si trovano nelle condizioni di dover e questo è il problema, che noi non dobbiamo far diventare azienda quelle, non l'abbiamo deciso noi, no, quelle realtà che servono a formare, perché non devono avere gli stessi principi che può avere un'azienda. L'azienda pensa al profitto, noi li dobbiamo costruire persone. Esatto, e poi volevo dire un'altra cosa. Quando lei chiedeva prima alle, insomma, alle colleghe cosa Mazara non offre ai giovani, io credo che Mazara non offre ai giovani la prospettiva, le prospettive in generale, la prospettiva di crescere, le prospettive lavorative, la prospettiva di formarsi. E quando a un giovane non si offre la prospettiva, gli si toglie il futuro. Esatto. E credo che il nodo fondamentale, cioè il punto nodale anche della questione, il sia, con la politica sia questo, anche il distacco proviene da questo, quello perché un giovane a Mazara, io insomma parlo, noi parliamo della realtà locale che poi per carità è un riflesso di quello che è la politica nazionale che insomma stiamo vivendo, ai giovani mazzaresi è stato tolto la prospettiva, la voglia di sognare, di credere, è una città... Sì, la prima allo cosa sbando. Che hanno tolto è il gioco, città, ai giovani è stata tolta la possibilità di crescere giocando. Cioè, io mi ricordo, io ancora dico che ancora avevamo i quartieri dove ci riunivamo per giocare. I ragazzi dove si poteva scendere per dove strada. Dove si poteva scendere a giocare, adesso i ragazzi non lo possono fare, perché se scendono... Poi ci lamentiamo che sono al computer tutto il giorno. Bravissime. Cioè, allora, una cosa che voglio puntualizzare, noi da giovani avevamo i quartieri che erano già un ambiente protetto. Nel momento in cui oggi un giovane si allontana dal proprio quartiere e lo fa perché il proprio quartiere non sta offrendo niente in quel momento, non c'è uno spazio verde, non c'è un canestro messo in una piazza di un quartiere. I ragazzi starebbero lì ore a giocare sotto la supervisione di vicini di casa che potrebbero in ogni caso proteggerli, giusto? I ragazzi escono dal quartiere di casa propria. E dove vanno? Dove vanno? Vanno in altri posti, in altri centri dove trovano soltanto gente che è senza scrupoli e che vuole a tutti i costi guadagnare su di loro. Non mi dilungo su altro perché non... Antonella, non scusami, per tu stai parlando nessuno. Però adesso di un problema sociale, purtroppo è rivolto a tutti questo problema. E poi, come ha detto bene anche la signora prima, abbiamo anche la tecnologia, il progresso che va avanti. E questo non aiuta neanche i giovani, sì. Cioè, dobbiamo dire grazie al progresso perché ci dà gli strumenti per poterci confrontare e tutto il resto, però è pur vero che il giovane tra il gioco in cortile e il computer ti sceglie il PC, quindi partiamoci anche da questo punto. Ma no, di ti vista. Sceglie il PC non perché è non ha altro, no, perché no, non è stato educato fino ad un altro. Lo dico io, ok. Vorrei sollevare, quando noi andiamo nel nord, io che viaggio parecchio, sì, no? Mi rendo conto, posso parlare? No, sto dicendo, infatti, mi rendo conto di quelle realtà così belle, dove il parchetto, il punto dove c'è il canestro che diceva sì, prima lei, eccetera, certo. È evidente ovunque, e i giochi di legno, quindi crescendo si così il computer così. Non diventa esatto. Determinante. È chiaro che quando cresce tu cresci così. Dentro casa finisci per guardare la televisione, la televisione computer, computer, non è altro. Ok, è vero. Uno spazio di verde, giochi con altri, le mamme chiacchierano mentre i bambini si divertono, non abbiamo nulla da poter e questo è anche bambini non poi da grandi. Allora la trasmissione chiaramente adesso io devo portare potremmo parlare però una cosa ci tengo a dire a vostro vantaggio, che nella semplicità, nella schiettezza siete riusciti a toccare con mano i problemi concreti, reali, quelli che potrebbero apparire banali, che invece sono quelli sostanziali, perché se noi vogliamo formare delle persone, le persone si formano soltanto se gli diamo gli strumenti per questa formazione. Se noi vogliamo recuperare che la politica torni ad essere centrale nella
nella vita dei cittadini, dobbiamo farla diventare centrale nella vita dei ragazzi, dei giovani, perché sono i primi cittadini, perché il presente è loro. Presente. Spesso si parla del futuro. Invece no, loro sono il presente che determinerà il futuro, e questo futuro lo possono determinare soltanto e solamente se hanno le occasioni per crescere in modo sano, in modo costruttivo. E allora noi non abbiamo parlato di problemi semplici, di problemi banali, perché non abbiamo toccato i grandi temi, abbiamo parlato dei problemi sostanziali, che poi sono quelli che un sindaco, un'amministrazione locale può fare con molta facilità, basta solo avere il buon senso, la volontà, l'impegno e il coraggio di esserci veramente in quel territorio. Io vi ringrazio, che state molto brave, spero di avervi anche una per una, perché so che le cose che dovete dire sono tante, e la passione che vi contraddistingue è anche molto accesa e mi fa piacere, e quindi è giusto che possiate rivedervi. Poi sono felice di una cosa, lo dico con molta franchezza, che ci siano donne che finalmente parlino di politica, perché al di là della legge con le quote rosa, che adesso è diventato obbligatorio e sembra anche antipatico, perché un maschio e una femmina, un maschio e una femmina, che sembra come se fosse un gioco, e in realtà invece io vorrei tanto che le donne, che sono migliori degli uomini, sì, è un dato oggettivo, lo dimostrano le statistiche, persino quelle degli incidenti stradali, dove dicono che le donne ne fanno di meno, e possano entrare in politica in maniera seria per interessarsi di quelli che sono i problemi veri, perché le donne hanno tutti i giorni a che fare con i problemi veri. Le donne gestiscono la famiglia, gestiscono i figli, gestiscono il marito, perché le donne sono la forza della società, siamo, che ci piaccia oppure no. E io vi ringrazio tantissimo. Io vorrei concludere. Facciamo concludere al rappresentante numero uno di questa lista. No, non mi piace insomma essere definita rappresentante numero uno, no, peraltro non sono neanche una candidata, sono semplicemente la coordinatrice della lista. Però insomma, sì, assolutamente. Io insomma vorrei concludere dicendo solamente una cosa. Sei una possibile assessore, però. visto che spesso gli assessori prendono quelli, diciamo, incapaci, invece ho visto in te un grande. Grazie. Vediamo tanta timidezza. Io vorrei. E invece poi nella timidezza si nascondevano delle cose belle. Altre cose. Io vorrei fare solamente un appello ai cittadini mazzaresi, che è quello di essere artefici del proprio cambiamento, del nostro cambiamento, del cambiamento di questa città, perché Mazara ha tanto da dare e tanto da offrire, ma siamo solo noi che possiamo attuare questo cambiamento. Effettivamente. Siamo solo noi. Grazie a tutti, grazie a voi per essere stati con noi, grazie. E poi troverete i nomi per poterle votare. Vi ricordo che il movimento si chiama Movimento Diritto alla Città e sostiene Vito Torrente, sindaco. Grazie.
corrono più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbiano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani.